Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, nuovo outfit semplice, potete farlo tutti quanti e parliamo dell'outfit Space Ranger. Si presenterà ragazzi più o meno così, scegliete voi poi se mettere le spalline o la cintura, ma vi faccio vedere tutto durante il video. Quindi ragazzi, iniziamo con i glitch. Semplicemente partite da un outfit ragazzi qualunque, non è importante. Quindi andiamo dalla parte alta ragazzi, andiamo dagli outfit dove mettiamo le magliette, andiamo su parti superiori, arena ragazzi, andiamo su Future Shock e scegliamo una maglietta. Io vi consiglio ragazzi di usare questa qua che ho scelto io, ci sta molto bene con questo outfit, e quindi facciamo l'outfit dello Space Ranger, perché poi andremo a mettere anche i pantaloni. Quindi una volta selezionata ragazzi su Future Shock la maglia 13 di 18, mi raccomando controllate bene i componenti ragazzi, perché non sempre i componenti sono con gli stessi numeri per tutti. Quindi a questo punto, una volta fatto ciò ragazzi, andremo a mettere i nostri pantaloni. Una volta ragazzi dei pantaloni, andiamo su sportivi e andiamo a mettere questi dello Space Ranger ragazzi. Mi raccomando controllate bene i pantaloni, a me è 46, a voi potrebbe essere un altro numero. Quindi una volta trovati ragazzi, li selezioniamo e li compriamo. A questo punto, una volta che abbiamo comprato i pantaloni regà, dovremo andare a metterci le scarpette. A me personalmente piacciono molto ragazzi quelle dell'arena colorate, e quindi secondo me mettere quelle grigie con la lucina verde sotto ci sta veramente bene. A questo punto, una volta selezionate le scarpe ragazzi, dobbiamo tornare dalla parte alta dei vestiti. Dobbiamo andare a metterci il giubbotto da lavoro ragazzi, quello pesca. Anche qua ragazzi guardate bene il nome, quello protettivo pesca, perché potrebbe essere non sempre uguale lo slot in cui è messo. Quindi a questo punto, una volta fatto ciò, tranquillamente schiacciamo X o quadrato se siete da Play o Xbox o comunque sia, salvate l'outfit. Importante ragazzi qua, dovete salvarlo o nel primo o nell'ultimo ragazzi, è fondamentale, perché poi dobbiamo andare a fare il merge per mettere o le spalline o la cintura, e funziona solo in quei punti, quindi negli altri punti no. Io lo andrò a mettere nel primo slot e sovrascriverò quello che ho già test, che è un outfit che ogni volta cambio quando ho voglia di provare qualche outfit. Quindi a questo punto, una volta salvato regà, non ci resterà altro che andare dal bancone. Una volta dal bancone regà, dovremo mettere la tuta da scienziato pazzo. Quindi cerchiamo completi tute. Una volta cercato completi tute ragazzi, andiamo a cercare la tuta da scienziato pazzo. Prendete quella bianca ragazzi, non state a guardare i colori, non cambia nulla. Quindi una volta fatto ciò, dovremo andare dal cannocchiale per buggarci e passare questa maschera sull'outfit che stiamo facendo. Quindi regà, una volta arrivati dal cannocchiale, come al solito corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia a destra e teniamo premuto il menu interazione o touchpad se siete da Play. Non dovrà farvi l'animazione e dovrà aprirvi il menu. A questo punto andiamo a selezionarci il completo che stiamo facendo e ci allontaniamo ragazzi dal cannocchiale. E sbada bam regà, avremo buggato la maschera dell'scienziato pazzo sull'outfit. A questo punto non ci resterà altro che andarlo a salvare raga. Io andrò dal negozio di maschere che è più vicino, quindi freccia a destra ragazzi e salvo sempre sullo stesso slot. Quindi sto sovrascrivendo l'outfit man mano sempre sullo stesso slot, che deve stare o nel primo o nell'ultimo, è fondamentale. A questo punto ragazzi possiamo andare ad avviare un lavoro da titano. Potete farlo anche in solo, io lo sto facendo con Freeplex ragazzi, perché voleva fare anche lui l'outfit. Una volta che avremo avviato il lavoro da titano, dovremo andare da Ammunition per salvare il completo ragazzi, e lo salveremo sempre sullo stesso slot. A questo punto, una volta salvato l'outfit regà, dobbiamo quittare il lavoro da titano. Come quittare il lavoro da titano? Semplicemente aprendo il telefono e facendo AXA o X quadrato X se giocate da Play. A questo punto, una volta che spawneremo in lobby ragazzi, avremo l'outfit in questa maniera.
Allora, adesso vi faccio vedere il freeplex, ragazzi, che lui lo farà con il cinturone, mentre io lo farò con le spalline. Quindi potete vedere in tutti i due modi come sta. Quindi io, che ho la tuta da racing, porterò le spalline grigie, ragazzi, con la cintura grigia. Invece il mio socio, ragazzi, che ha quell'outfit, porterà la cintura di quell'outfit, quindi la pistola con la fondina. A questo punto, una volta selezionati gli outfit da cui vogliamo prendere la cintura o le spalline, dobbiamo andare ad avviare l'attività merge, che vi lascio in descrizione, ragazzi. A questo punto, una volta che siete dentro l'attività merge, non dovete fare nient'altro che mettere completi salvati. Quello è fondamentale per far funzionare il glitch, perché sennò entrate nell'attività e trovate i completi del gioco. Quando saremo in questa schermata, ragazzi, quella degli outfit, dovete fare, per chi ha l'outfit nel primo slot, una volta a destra per mettere appunto l'outfit che stiamo facendo. Invece chi l'ha messo nell'ultimo slot dovrà fare una volta a sinistra, sempre per mettere il completo che stiamo facendo. Quindi quando abbiamo il completo che stiamo facendo, ragazzi, andremo ad avviare l'attività. Una volta spawnati, come al solito, ragazzi, semplicemente quittiamo l'attività facendo AX dal telefono o X quadrato X se giocate da PS. E una volta che spawneremo in lobby, ragazzi, spawneremo di nuovo con il completo che siamo entrati nell'attività, quindi o con la tuta o con quello che possiede il cinturone. A questo punto andiamo a cercare una qualsiasi auto del civile nostra, è uguale. Diventiamo, ragazzi, membri o del CEO o dell'MC e andiamo davanti a un qualsiasi veicolo. Ci saliamo sopra e una volta che siamo all'interno, ragazzi, dobbiamo aprire il menu interazione, andare sul CEO o sull'MC, gestione, stile, e lo mettiamo e lo togliamo, quindi sì, no, destra e sinistra. E quando scendiamo, sbadabam, raga, avremo messo le spalline sul completo con la cintura da racing. Adesso vi faccio vedere che lo fa anche il freeplex, così vi faccio vedere come viene con la pistola, comunque sia con il cinturone. A me piacciono entrambi, ragazzi, è molto molto bello con il cinturone, ma anche con le spalline si fa difendere. Quindi scegliete voi come volerlo fare, sempre se lo volete fare o con le spalline o con la cintura, ragazzi. A questo punto dovremo andare a salvare l'outfit, quindi prendiamo un veicolo e andiamo a salvare l'outfit dove vi pare e piace. Una volta salvato l'outfit, io andrò ad aggiungerci tutte le varie cavolatine, ragazzi. Quindi andiamo in questa zona, andiamo dagli accessori e vi scegliete cosa dovete mettere. Io sono andato a metterci, ragazzi, la sciarpa, ci sta veramente bene. Voi, se volete, potete metterci qualcos'altro, a me con la sciarpa mi piace parecchio. Dopodiché sono andato a metterci, ragazzi, i guanti tattici, quelli verdi, che ci stanno bene, potete mettere anche quelli bianchi, e i soliti bracciali con le punte. A questo punto ho salvato l'outfit e l'ho sovrascritto sempre nello stesso, tanto per. A questo punto dovremo andare a mettere la parte alta, ragazzi. Allora, qua c'è l'imbarazzo della scelta. Potete metterci il caschetto verde, se volete metterci il caschetto verde che lo possedete. Potete metterci dei cappelli, il cappuccio, le bibite, quello che volete. Però siccome secondo me stiamo facendo completo dello Space Ranger, dobbiamo mantenerci un pochettino su quella soglia di roba. Andiamo a cercarci i completi, quelli dell'Arena War, personaggi, ragazzi, e andiamo a selezionare il personaggio, indovinate un po', dello Space Ranger. Perché selezioniamo questo? Perché selezionando questo andremo a metterci poi il casco. Io vi consiglio comunque sia prima di comprarvi degli occhiali qua dal negozio, perché se volete abbinarli all'interno ci stanno veramente bene. Adesso, come al solito, dovremo andare al cannocchiale. Una volta al cannocchiale, corriamo, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione e andremo a selezionare, ragazzi, il completo che stiamo facendo. E quando ci allontaniamo, sbadabam, raga. Quindi abbiamo fatto l'outfit, se volete potete già tenerlo così, ma io non mi accontento, ho continuato a smenarci ancora un po'. Quindi mi sono ribaggato al cannocchiale, ho fatto la stessa identica cosa di qualche secondo fa, però mettendoci, ragazzi, gli occhiali.
Una volta che ho messo gli occhiali, ancora non mi piaceva, ci volevo aggiungere qualcosa, ragazzi. Ora vi lascio a voi decidere e vedere. Guardate, carino comunque sia. Volevo aggiungerci ancora qualcos'altro. Quindi ho preso, sono andato al negozio di maschere, ragazzi, e ho trovato una mascherina che mi piace. Per esempio questa da bike, ragazzi, questa verde sta veramente bene, e quando anche il casco si leva con l'aggiunta degli occhiali è una bomba. Quindi indovinate, sono tornato dal cannocchiale, mi sono ribaggato, ragazzi, e ci ho messo gli occhiali. Adesso vi faccio vedere una chicca che mi hanno chiesto di fare vedere, raga: usare il matching slot sugli outfit. Quindi seleziono il completo che abbiamo appena fatto, seleziono il magic slot e sbada bam, guardate che carino, ci sono tutti i loghi, raga. I prezzi sono bassi, approfittatene finché si può fare, solo Xbox Next Gen. Quindi a questo punto dovete salvarvi l'outfit e sbada bam, raga. A me questo outfit mi piace davvero tanto, è semplice, lo potete fare tutti, e abbiamo fatto un remember per lo Space Ranger. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto. Mettete un like se vi è piaciuto, condividete, ragazzi, iscrivetevi a Twitch che manca poco per partire con le live organizzate. Bella, raga, alla prossima.